Chiama Rizzo. Che destino, che tragico destino. Che sfortuna. Cioè, tu mi devi spiegare una cosa. Siamo stati bravissimi durante questa vacanza a non farci beccare. E tu ti fai beccare come un fesso, proprio. Come un fesso. Ah, io? Cioè, adesso in tutto questo contesto la colpa era mia. Più o meno sì. Grazie. Sai che quando fai così, dentro mi lascio. Mi fa piacere. Sta zitto, mi fa piacere. Comunque non ti preoccupare, dobbiamo trovare una soluzione, perché questi ci hanno chiuso dentro e senza chiave. Dobbiamo trovare una soluzione, che so. Scappiamo! Ma che è sta cosa? Sei patetico, mi fai così patetico, veramente. E poi che possiamo fare? Non possiamo fare niente. Qua non ci possiamo buttare. Ma qua non penso proprio, perché siamo in un piano piuttosto alto. Aspetta, però se ti butti tu e io sopra. Si potrebbe. No. Ipotesi scartata. Ah vabbè, io propongo. Ma fanculo. E seconda cosa? Assoluta. Grazie, sempre delicatissimo. Seconda cosa? No, perché ci troviamo nel congresso. Ah sì. Le chiavi non ce le abbiamo più noi, oltre a noi ce l'ha soltanto la idea. Idee. Ho risolto. Si mangia! Perché? E il risotto? Mamma mia, ammazzato, va. Cioè? Tu adesso fai una bella cosa. Chiami l'amica tua, la direttrice. Basta! Dato che hai un certo feeling con lei. No, non sono un figlio. No, un feeling. Poi, cioè, lei ci viene ad aprire. Sì, secondo te lei ci viene ad aprire a noi. Ma perché? Perché Michela, adesso che ho scoperto che Mozzarellina è la mia fidanzata, sarà incazzatissima! È vero. Ma aspetta. E chi te l'ha detto a te che ho scoperto che è la tua fidanzata? Ho scoperto soltanto che è mia sorella. Cioè, solo questa ha scoperto. Ah! Ma non me lo potevi dire prima! Che vuoi? Mica me l'hai chiesto. Ma l'ho visto uscire. Chiama. Non prende, dammi il tuo. Non prende. Non lo vedo. Il telefonino. Non prende sto coso. Mamma Roda! Oh, è mamma rotta i coglioni! Ma che ti strilli? Scusa, prende, non lo prende, prende. Ma no, ma che hai capito? Non prende, non c'è campo, non c'è rete. Non avevo captato. Non capti mai te. Dammi il telefonino, va. Carta. Pronto? Michela? Sono Paolo. Ciao, senti. Dato che abbiamo lasciato le chiavi della stanza in macchina, non è che potresti venire ad aprirci, sai, perché vogliamo fare un giretto così. No, vedi, ce lo facciamo dopo. Puoi venire? Ah, ok. Grazie, biscottino. Grazie. Tu un nome normale mai, eh? Ma tu non capisci, io stimolo la fantasia. Certo, come no. Comunque, complimenti. Bella! Biscottina! Grazie! Ci vediamo! Arrivederci, biscottina, tante care cose! Ma dove andate? Ma mi capisce? La gradisco! Aspetta! Ricky! Mi devo andare a cambiare! Adesso? E se troviamo a Claudia? E se troviamo un'altra ragazza? Non c'è ragione te! Cos'è il mio posto? Oh, stanco! Tutta una notte in giro, mamma mia! Ma perché non sei contento? No! Ma come no? Sono stanco! Ma noi abbiamo ammirato com'è questo paese montanaro di notte, cioè la vita di notte della montagna. Ti piace? No. Allora, dato che sei più banco del solito, ritiriamoci in albergo, che è meglio, così Claudia non scopre niente e siamo a posto. Dai, su con la vita, va! Io te l'avevo detto che voi due erano qua.
Ma io francamente non me lo sarei mai aspettato. E invece te lo dovevi aspettare, perché quei due sono incorreggibili e ne sanno una più del diavolo. Porca miseria! Hai visto che sono loro? Corri! Aspetta, però piano, perché ho tempo, Antonio! Giorgio! Più. Per favore, vai, Condisa, muoviti, vai a prendere. Aiuti. Li abbiamo seminati. Oh, ma ha fatto più male, Brasi. Ma che vuole questo? E fallo staccare dalla macchina! E vattene, va! Sei un idiota! Ce l'avevo quasi fatta! Comunque lui sapeva tutto! Era complice! Yahoo! Che cosa? Eri complice? Complice io? No, no! Invece ma sono così! E vai, ce l'abbiamo fatta! Stavolta abbiamo avuto un culo! E c'hai ragione, e adesso si torna a casa! No, 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 no! Ma quale casa? Chi si torna a casa con mamma così? Ma scusa, non ti ha chiamato per congratularsi per l'esame? No, era incazzata nera! Ma tu sei una persona inutile, allora dillo! Sono una persona inutile! Io! Ciao! E che ci fa questo qua? Ma con questo non si può parlare, non c'è dialogo, non si può parlare. C'è! Vattene a fanculo! Attenta al burrone! Ha parlato! Complimenti! Complimenti! Congratulazioni! Grazie! Aspetta un attimo, ma come attenti al burrone? Quale burrone? Quello là! Levitalo, scansalo, schivalo! Ma io non vedo niente! Ma tu sei proprio una testa di cazzo! Nooo!